Ciao, oggi ricettina salata. Allora, come avrete visto dal titolo, facciamo le fettuccine alla carbonara, ma non vi aspettate la carbonara classica. Io ho lasciato questo nome alla ricetta perché la persona su YouTube dal quale l'ho presa, vi metto qua il nome perché adesso non me lo ricordo, l'ha chiamata fettuccine alla carbonara e quindi io ho lasciato quel nome un po' per rispetto. In questa ricetta ci sono degli ingredienti che non c'entrano nulla con la carbonara classica, come il vino, la panna, quindi è una rivisitazione, insomma una cosa un po' diversa, però vi dico subito che non è quello originale, così voi siete preparati. Vi vado ad elencare gli ingredienti, che sono circa un quarto di cipolla, vedete voi, tagliata abbastanza finemente, poi 150 g di guanciale o pancetta, del parmigiano grattugiato, un uovo intero e un tuorlo, un goccio di vino bianco, dell'olio, del pepe nero, 200 ml di panna da cucina, del sale e delle fettuccine, circa 250 g. Io vado a farla per due persone. Poi vi dico che alcune dosi le ho messe io ad occhio perché la ricetta originale non le indicava, quindi io ho dovuto adattarmi. Ok, andiamo a preparare. Intanto ho messo a bollire dell'acqua col sale. Adesso in una padella mettete dell'olio e ci mettete il guanciale. Poi la cipolla e il pepe. Adesso mettiamo tutto a soffriggere. Ok, adesso lascio soffriggere un po'. Intanto che lì soffrigge, mettiamo la panna, una ciotola, quello che volete, e ci aggiungete l'uovo, il tuorlo e del parmigiano a piacere. E andiamo a mescolare. Mentre soffrigge mettete un goccio di vino bianco e continuate a far soffriggere. Metto la pasta a cuocere. Vedete qua si è cotto, potete anche spengere. Ok, adesso metto la pasta nel soffritto e facciamo soffriggere un po'. Mischiamo, mescoliamo un attimo. E quando ho mescolato così grossolanamente un po' tutto, prendo il composto di panna e uovo e ce lo metto dentro. Mescoliamo un po', però non fate cuocere troppo l'uovo, solo un po'. Direi che quando è così potete anche toglierla dal fuoco. È la prima volta che la faccio, quindi dopo che ho assaggiato vi faccio sapere com'è. Assaggino. Good, good. Buon appetito. Fatemi sapere se la ricetta la fate, se vi è piaciuta. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. E ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao.